rettale costruita chirurgicamente. And the heads keep on moving. Istinto, creatività, altri lo chiamano talento. Il successo è devastante. Y'all ready for this? Con la voce! Un saluto a tutti gli amici che sono qua al Palastampa di Torino. I successi del 1995 dal Forum Piazzago Live con il DJ Khaled. Nonostante la tempesta non ci fermerà nessuno, in diretta live a Genova. Benvenuti, è un'altra puntata di Italia 1. Telegatto d'oro, miglior programma musicale DJ Time. Welcome to DJ Time. Il DJ Time segna una netta linea di demarcazione tra quello che succede prima e quello che succederà dopo. Albertino è una star, con picchi di popolarità mai neppure lontanamente immaginati per un DJ radiofonico. Le discoteche di tutta Italia scatenano un'asta per garantirsi DJ set di Fargetta, Mollella e Prezioso. C'è un dato che fotografa in maniera disarmante l'impatto del DJ Time sul costume musicale italiano. Tra il 1993 e il 1996, nella classifica dei dischi più venduti in Italia, più della metà sono stati lanciati proprio dalla trasmissione di Radio DJ. Wow! Il pubblico in studio, le puntate dal vivo, a teatro, Italia Unz. Unz. Negli anni 2000 il DJ Time anticipa mode e tendenze. Ma non è fantastico! Negli anni 90 i social network erano pura utopia. I podcast non esistevano, le puntate del DJ Time non si potevano né scaricare né riascoltare. Ma il potere di questa roba qua, una cassettina, inventa la prima community social della storia della musica italiana. Un saluto agli amici della cassettina. La musica del DJ Time, poi riassunta nelle leggendarie DJ Parade, trova la sua massima espressione creativa nelle rubriche assemblate da Fargetta, Mollella e Prezioso. Spesso fare le cose troppo prima costringe i pionieri nel ricordo. Non è però il caso del DJ Time, i cui protagonisti hanno saputo mantenersi nel tempo, attraversando tre decenni in cui tutto, ma proprio tutto, è cambiato. Ma la magia del DJ Time, del suo immaginario, della sua musica, dei suoi personaggi reali o di fantasia, resiste. E come se resiste? Bitch! Un nuovo rito collettivo scandisce un nuovo tempo. Il tempo di tornare a conquistare il forum. Dipartimento Bella Musica vi presenta DJ Time is the program. The all best team know is my man. Checking out my man Albertino on full effect.
Ciao a tutti. Ah, quindi ci siamo? Sì. Ma sta attesa mi ha fatto venire un'ansia, ragazzi. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino. Che ciao, bello va. Ritornare su Radio DJ One Nation, One Station. E fatemelo dire, un po' che non lo dicevo. È vero, saranno 25 anni. Ma tu ti ricordi com'era il DJ Time? Io mi ricordo. Ma Mario? Sono qua, Alberto. Fargetta. Sono in piedi, eccomi qua. Allora, siamo al completo, però ci siamo un po' dimenticati della formula magica degli anni 90. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Prezioso? Ci sono, ecco. Lo scratch è? Nervoso. 3 punti per Prezioso. Molella? Eccolo qua. Mega mixa. Allora, abbiamo un po' tutti gli ingredienti del DJ Time e intanto volevamo ringraziare Linuccio, che dopo dovrebbe venire a trovarci, sì, perché ci ha permesso di profanare questo luogo sacro. Cioè il suo studio. Il suo studio. Ma lui non lo sa che lo distruggeremo tutto. Tutto. Glielo lasciamo distrutto, va bene. Sì, va bene, va bene. Allora, salutiamo gli amici di Radio DJ. È un po' che non ci sentiamo, poi in verità non è proprio così, perché poi il sabato c'è il DJ Time, sì, anche su Radio DJ, c'è la DJ Parade. Shorty che è in regia, perché Mario non si ricorda più. Ma ti ricordi? Ma no, io zero. Cioè, dammi qualcos'altro, ma non la regia. Guarda, veramente zero. Anche chi ci sta guardando su DJ TV. Ma siamo in TV? Sì, do dei numeri. Canale? Canale. Aspetta, che mi io non me lo ricordo. 69. Allora, Alberto, permettimi, ci Molella, vuole. Molella, 3 punti anche per Molella. È vero, 69. Permettimi, ci vuole una trombata qua. Vai. Vado. No, Mario ha promesso di svelare un po' di segreti del DJ Time di allora, no? Sì. Per esempio, allora sì, c'erano tutte queste vocine. Noi abbiamo cominciato negli anni 90 a inserire un po' di voci, perché io non avevo nessuno con cui parlare, per cui... Ecco. Aspetta, inquadrate bene adesso, un attimo. Quello è OK Capo, me lo sì, ricordo. Sì, OK Capo lo facevo da solo, con un tubo di cartone, che questo qui è un po' customizzato, però è sempre questo. Sì, eh, sì, sì. OK Capo. Ecco, questo è già il primo segreto svelato. Poi le vocine stavano tutte in una tastiera, adesso non usi più quella tastiera. Non era una tastiera tipo pianoforte, era una tastiera... Ma tu suoni pianoforte? No, ma era figurati. Un Casio FZ1. E poi sì, bravo, esatto. Campionatore, sì. Era un campionatore. Poi sostituito dalla Roland, vabbè, insomma, ne abbiamo avute tante. Adesso c'è questa spara jingle o jingle, sì, machine, sì, che in ogni tasto ha un sample, tipo questo. Alba. Fargetta. Molella. Prezioso. Ok. Sai poi... che c'è gente che pagherebbe oro per avere quelle vocine. Fammene sentire altre. Senti, mi piace. Questa è curiosa. Aiuto! Allora, questo è un jingle che deriva da un disco tecno che io suonavo a Roma. Sì. Che ti ho portato. Ma tu chi ti credi di essere? No. L'avevi portato tu questo? Sì, eh. Sì, però allora, ok, è tutto vero. Sentiamo il disco che ha portato Prezioso, che comincia. Aiuto! Ecco. Sentite, eh? Rave Bresaola. Roba del Bresaola. Sì, sì. Pesante. Ecco, la cosa secondo me geniale, scusate se mi autocelebro, è che io ho scartato il disco e ho ottenuto aiuto. Sono l'inizio, sì. E mi sono inventato questa storia del bambino del tombino, la bimba del tombino, sì, bla bla bla. Vabbè, questo è. Poi altro? Hai altro, Mario? Poi abbiamo la famosa bambina nel tombino, che non era nient'altro che... Mia nipote. Allora, ci sono alcuni che pensano di sapere le cose, mi scrivono anche sui social adesso. In verità, pensano tutti che sia mia figlia, ma stiamo parlando degli anni 90. Sì, sì. Ecco, questa è mia nipote Arianna, che saluto, ha saluto anche mia sorella Antonietta, che sicuramente è all'ascolto, che adesso ha più di 30 anni, è ingegnere. E non si vergogna del suo passato, però. Ma non è che va in giro a dire ancora ma non è fantastico? No, non credo, no, penso proprio di no. Avrà di meglio da fare. Poi, che altro hai? Poi questo vediamo se lo riconosci o lo riconoscete. Me, DJ Time! Aldo di Aldo Giovanni Aldo, Giacomo. Bravo, poi. E le tête continue a bouger. E vabbè, queste amici vari. Questa amica tua, Mario. Vabbè. Chi l'ha mai vista? Chi l'ha mai vista? Allora, volevo. Aspetta, c'è questo che è diventato famosissimo. Vai. And the heads keep on moving. Sì, okay. Questo era uno speaker inglese, sì, al quale abbiamo fatto leggere questa frase. Lì c'è una console, perché più tardi, tra poco, no? Molella, sì, non è convinto, c'ha la faccia di uno che non è convinto. No, perché vi sto ascoltando. Molella farà non uno ma due megamix, giusto? Sì, che come sì saranno? Sarà uno dedicato proprio a Radio DJ, che oggi compie 42 anni, quindi sarà anni 80, e l'altro invece sarà anni 90, un okay po' più recente.
Poi anche Mario ha detto: cos'è la gara, chi mixa meglio? Sì, c'era un po' di spazio, quindi diciamo sì, facciamo due mixati a testa. Ok, sì. Vi allenate per il forum. Esatto, esatto, okay. Perché è importante. Prezioso non fa un cazzo invece, perché Prezioso niente. No, io prima del forum niente sesso, niente addirittura. Sì, sì, poi magari mi rompo una mano. Hai ragione, niente sesso. Non ci avevo pensato. Guarda che fa bene prima. Allora vi potete mettere in contatto con noi tramite 347 342 5220, che è il numero di Radio DJ, e per chi ci ascolta su M2O, perché siamo a reti unificate come Mattarella Capodanno, 342 65 43 210. E per cominciare giovedì 1 febbraio 2024, 42 anni di Radio DJ, qua siamo già in atmosfera forum, vero? Sì. Se mi date l'ok. Ok, capo. Allora, quando poco fa abbiamo introdotto questa canzone, io ho detto siamo già in atmosfera forum, e permettetemi di ringraziare tutti gli amici che hanno acquistato già il biglietto e che ci hanno permesso di fare un sold out dopo 30 anni da quella volta là. Grande soddisfazione. Sì, grazie, speriamo vi divertirete sabato, anche se io fosse all'ultimo momento poi non vengo più. Per avverteci prima, perché mi emoziono, no? Mi viene l'ansia. Voi ci siete sabato al forum? Non lo so. Anche tu, abbiamo l'ansia. Ma te lo immagini, tutti lì pronti e noi non ci siamo. Ma da te me lo aspetto, guarda, Mario. Sì. Ma Mario? Sono qua, Alberto, guarda. Allora, poco fa, prezioso. Intanto, grazie, mi dice la Ginger che ci sono un sacco di messaggi bellissimi. Sì. Complimenti da tutte le parti, anche guarda, ci sono anche dei video, vedi, ci sono dei WhatsApp, non dei video, delle foto degli ascoltatori, alcuni mandano la foto del biglietto del forum, altri cassettine, ci sono. Guarda, questa è una raccolta di foto nostre, mie, insomma. Beh, qui c'è una storia che parla. Qui ci sono un po' troppi anni che parlano. Comunque. Sì. Prezioso mentiva poco fa quando ci diceva che non avrebbe fatto niente per il programma. Infatti non è vero. Cosa hai fatto? Allora, ho scelto, visto che è una puntata celebrativa, un disco prezioso del 94, originale. E quando l'hai fatto? Del 94. Ah, non l'hai fatto adesso? No, è proprio originale. È comodo così. Quanti chilometri ha?
Cioè, che spiegati, spiegami. No, sì. Appunto, visto che la puntata. Ma quanti anni avevi nel 90? 94. Tu eri più giovane, sei sempre stato. Più giovane, anche adesso. Anche adesso. Una ventina. Comunque, ho scelto questo disco prezioso. Era già un mashup nel 94. C'erano tre dischi messi a pigna, come dicevi te. Sì. Ed era tutto risuonato. Io già usavo, a differenza di Mario, la scherzo. Cosa? Il campionatore, il sequencer. È bello quando litigate, a me piace. Guarda che io già lo. No, guarda, mi piace, dai. Guarda che insultatevi. No, ma insultatevi un po'. Ma guarda che già lo usavo, sei tu che non eri arrivato ancora in radio. Quindi tu che cosa vuoi dimostrare? Sentiamo. Che questa roba nel 94 che ascoltiamo oggi, che è il 2024, potrebbe essere attuale. Potrebbe essere attuale. Potrebbe. Ma dai, sentiamo, sentiamo sta cagata. Sentiamo. Vai. Geschwindigkeit 600.000 Megatonnen. Sternjahr 69,32. Viel Glück, viel Glück. Eri già Boro 30 anni fa, sì, E Boro rimane. Però devo fare i complimenti perché è bello. No, è bello, è molto attuale, hai fatto bene. È arrivato anche Linus, penso, appena No, sentiamo il parere di Linus. Ha fatto della tua bellezza. Sentiamo il parere di Linus, che è un appassionato proprio di queste di musiche qui. Di scoot. Ma sai cosa stavo pensando? Innanzitutto buongiorno, grazie del... Linus! Non sporcate, che io mi ricordo di quello che faceva Mario appena arrivato a Radio DJ, quindi vedi di comportarti. Cioè, cosa faceva? È passata la storia quella volta che noi stavamo parlando in diretta, lui era in un altro studio, gli serviva un disco. Ai tempi i dischi non erano dei file che quindi erano replicati in tutti i computer, no? A lui serviva fisicamente un disco. Sta andando in onda questo, ci dice, e noi gli diciamo: ma va, figurati, ok, grazie, l'ho preso io. In realtà stava andando in onda e se n'è andato. Sì, ma negli anni è cambiato, sì, non è più il Mario di una volta. No, non lo vedo mai. Guarda, sono più concentrato lì. Allora, grazie Linuccio per averci dato. Sai cosa stavo pensando? Perdonami, sentivo questa hype bella. Mi è venuto in mente il periodo. Cos'era? Anni 94-95, in cui anch'io facevo le serate in discoteca e io penso con quanta convinzione mettevo hype. Non ci
facevo mai... così con la mano e dentro di me dicevo ma quanto sei fesso, ma... non ci ha mai creduto, non ci ha mai creduto, non era il mio genere, non era il mio genere. Ho una statistica, prego. Quando viene un ospite qui in questo studio si capisce quanto l'ospite ha successo, da quanta gente sta qui in studio, ma soprattutto nell'anticamera, cioè quelli che stanno fuori non vediamo, e c'è un sacco di gente. Ti dico solo che il record precedente era di Fonzi quando è venuto Harry Winkler tipo 10 anni fa. Ma lui assomiglia a Fonzi, forse per quello. Insomma, avete battuto Fonzi. No, dovete fare sai cos'è la cosa più sorprendente? Che molte persone lavorano nel palazzo, quindi non è che non ci vedono mai. Sì, noi siamo sempre qua. Allora, una persona che lavora nel palazzo, adesso non faccio il nome, Barbara, mi dice è venuto da me prezioso prima e mi ha detto ma tu lavori ancora qua? Non ha mai smesso, poverina. Vabbè, non è, diciamo che la diplomazia non è la sua. Non l'avevo più vista per questo. Vabbè, comunque dai, grazie, perché è una bella cosa questa. Poi sabato Linus viene al forum, lo sapete? Veramente? Sì, sono riuscito a convincere. A che ora cominciate? Alle nove. Ti volevo dire che... A che ora finite? Massimo 11:30, perché sai che ci sono dei limiti di orari per la metro. Tanto non ci arrivi. Non andare via alle 10, ti prego. Alle 10 è già uscito. No, dai, per una volta. Stai lì. Ma mangi prima o... Mangio alle 7, io a casa mia alle 7. E siamo già pronti. Va bene. Allora, no, voglio solo sapere una cosa, come ti senti la voce della cuffia? Ma sì, accettabile. Ormai mi sono... Eravamo tutti preoccupati. Mollella ti voleva dedicare il Mega Mix. Sì, grande Molly. Ho fatto un Mega Mix con pezzi anni 80. Fantastico. Perché ho detto, sono 42 anni di radio. Bravo. DJ, sono arrivato lì nell'86, ne certo. Voglio fare uno che mi ricorda un po' i tempi. Ma sai che io ho dei ricordi bellissimi, adesso a parte tutte le stupidaggini che stiamo dicendo, di quando facevo, tra virgolette, il vocalist. All'Acquafan e tu mettevi la musica. No, era fantastico, perché lui è una macchina proprio. Sì. Non hai bisogno neanche di guardarlo e basta che stai a tempo, ci stai sempre. Se vuoi ti faccio il vocalist anche oggi, guarda. E sono forti questi tre qua. Allora marini, trasformiamo questo studio in una discoteca. Balliamo sui tavoli. Vai, bravi. Allora, grazie Linus. Grazie. DJ Time su Radio DJ e anche su M2O e anche su DJ TV. Sì. E anche sui social di tutto nel mondo. Adesso, Molly, sei pronto? Sì. Tutto dal vivo. Mega Mix speciale per i 42 anni di Radio DJ. Mix, amore, la Mega Mix su Radio DJ. Mix, amore, la Mega Mix, amore, la Mega Mix su Radio DJ.
benvenuti alla selva di Vergiate. Gimme hop, gimme hop, Giovanna, gimme, oh Giovanna, gimme hop, Giovanna, gimme hop, Giovanna, oh Giovanna. Direi una sintesi perfetta di quel periodo di Radio DJ. Bravo, Molella! Bellissimo, bellissimo questo mega mix anni 80. E se è vero che ad ogni canzone è legato un ricordo, io mi sono fatto un viaggio ascoltando il mega mix di Molella, mi sono venuti in mente un sacco di aneddoti, di momenti bellissimi che abbiamo vissuto insieme qui, ma non voglio essere nostalgico, volevo dedicare questa sequenza di Molella a Nicola Savino che è all'ascolto, che ha gradito molto. Bella Nico! Bella Nicolino! Allora, che si fa? Abbiamo la pubblicità e poi torniamo con il DJ Time. Ma perché anche su Radio DJ c'è la pubblicità? Allora mettiamola. Allora, mettiamola. Welcome to DJ Time.
Show Me Love, un classico della musica house degli anni 90, un classico del DJ Time, il programma che oggi eccezionalmente in occasione del 42esimo compleanno di Radio DJ è tornato su Radio DJ. E allora posso dire One Nation, One Station, Our Final Destination. Quante cazzate così ho detto in tutti questi anni. Sono con me Fa Fargetta, Molella e Prezioso, ci siamo tutti, c'è Shorty regia, siamo in diretta su Radio DJ e anche su M2O, stanno arrivando tantissimi messaggi e tante foto. Ma è vero. Foto pazzesche. Perché noi vediamo la TV, quello che viene proiettato, e ci sono un sacco di foto che anche noi non sapevamo che esistessero. Alcuni mi hanno scritto che bello vedere un po' come funziona, guardare un po'. Allora approfittiamo di quella macchina infernale dove ci sono tutte le vocine del DJ Time, ecco, per farne sentire altre. Io vorrei creare uno spazio per questo personaggio che abbiamo conosciuto, simpaticissimo, ma sarai tu a presentarlo, che ci ha lasciato queste frasi. Quello è un grande personaggio. Turillo. Turillo da Rossano Calabro, era un nostro ascoltatore che si presentò in radio senza essere annunciato con un sacchetto di celofan bianco. Esatto. Ed era talmente dolce, simpatico e affettuoso che l'abbiamo accolto con grande amore. E gli abbiamo chiesto, siccome era troppo divertente, di registrare un po' di voci. Noi in quel periodo tutto quello che ci capitava di strano di sentire lo registravamo e lo inserivamo nel programma. Altro, signor Fargetta? Se mancano quelli abbiamo finito. Ah, è speciale Turillo? Sì, speciale Turillo è anche questo. E poi c'è Come Minimo, che non ho fatto in tempo. Poi che cos'altro hai? Poi abbiamo, quando tu dici se mi date l'ok dalla regia. Sì. Ok. E il fuori onda? Il fuori onda è questo. Fuori onda. Cazzo fai Mario, ma sei scemo? Tu mi hai detto. Non ti ho detto di schiacciare lì, idiota. E cosa? Cioè io non voglio più avere a che fare con uno come te. Allora va bene? Io vado via. Ma hai rotti i coglioni. Io vado a radio. Vai dove vuoi. Sì. In onda. In onda. La cosa bella del gruppo è che ci vogliamo bene. Sì, è vero. Mario. Sì. Sei come un fratello per me. Guarda, pure tu. Sai cosa facciamo adesso? Una roba che non faccio da tanto tempo. Il premio fedeltà. Oggi il regalo DJ Time Celebration. Allora abbiamo selezionato tra i tanti ascoltatori un paio di amici della cassettina. Benissimo. Vai con la sciura di datura. Un saluto agli amici. Un saluto agli amici. Di che? E si è mozzata. Non cambierà mai. Si è mozzata da sola, hai capito? Va bene. Meno male siamo arrivati al Play With Us, quindi adesso possiamo regalare. Allora noi abbiamo fatto questa chiamata dicendo se avete degli aneddoti da raccontare, sarebbe bello sentirvi, e abbiamo selezionato un paio di ascoltatori. Abbiamo al telefono, e tra l'altro lui vincerà due biglietti per il forum. Tanta roba. È un ascoltatore del quale non mi sono più liberato dal giorno in cui l'ho conosciuto, ma questo è molto bello perché poi dopo gli ascoltatori da ragazzi giovani, ragazzi diventano uomini. Adesso lui ha 54 anni, è di Cesenatico, lavora nell'ambito dell'automazione industriale. Ha due figli, 22 e 24 anni, con i quali condivide le serate del DJ Time. È al telefono Oliver. Pronto? Oh, pronto, ciao a tutti. Eccolo qua. Ciao. Eccoci. Ciao ragazzi, Oliver. Ciao a tutti. Io ti conosco. È questa cosa che non li sei ascolti... più liberato di me da 30 no, anni. No, sono 30 anni, poi mi hai presentato tua moglie, poi ogni anno tua moglie mi fa i biscotti. Cioè, è una storia meravigliosa quella tra noi e gli ascoltatori, perché poi diventa quasi, non so, parentela, non so come definirla, amicizia, insomma. Sì. Non con tutti, ma con alcuni. Raccontaci un po' come ci siamo conosciuti, io non me lo ricordo sinceramente. Beh, ci siamo conosciuti all'Aquafan nel luglio del 94, in occasione di una serata, era la vigilia della finale dei mondiali, ricordo bene. E io, siccome ai tempi lavoravo in un laboratorio elettronico e sono lo smanettone, feci quello che poi avete fatto a livello, diciamo, industriale, il telecomando con il jingle piace. Ah, piace, certo, il piace. Piace.
Sarebbe il like di Zuckerberg, solo che Zuckerberg ha fatto il granno e niente. No, io progettai il circuito elettronico campionando il jingle dalla radio e costui. Però Oliver, la col pulsante. Io di te ricordo che tu venisti all'Aquafan un giorno con una maglia con scritto Bagno Alba, è vero? Quello è un altro aneddoto, che io frequentavo ai tempi il Bagno Alba, cioè di un mio amico, e venimmo in spedizione con il gruppo dei ragazzi che era in vacanza in quel periodo con la maglietta Bagno Alba, poi dopo ci siamo visti diverse volte. E adesso, adesso sei un ometto, però, no? Adesso sono un ometto, diversamente giovane, cosa facciamo? Diciamo così, non so. Però ti è rimasta questa passione per il DJ Time, per la musica? Sì, ma tra l'altro, guarda, stavo riesumando un vecchio NAS dove avevo tagliato le cassette con i campionamenti, perché facevate vedere prima la macchina spara jingle, solo che non mi ricordo la password, e perché volevo riascoltare un po' le cose, perché io avevo fatto una serie di tagli alle cassette tenendomi i jingle perché non riuscivo a recuperarli, per cui Alberto, dimmi, ma ne abbiamo rovinata di persone, sì, in quel tempo, sì. Lui era normale, pensa. Prima di conoscerci sì. Adesso è così. Vabbè, comunque, i tuoi figli cosa dicono di te? Un'altra domanda? Vabbè. Senti, allora noi ti regaliamo due biglietti, così tu e la Cri, che è tua moglie, potete venire al forum. Vengo sabato. In bici? Vengo in bici. Beh, purtroppo lui ha la passione di mio fratello che va in bici, fa tanti chilometri. No, vieni in macchina che fai prima. Va bene. Ti ringrazio, grazie, Oliver. Grazie a tutti. Vuoi dire qualcosa di emozionante? Ma sono già abbastanza emozionato io, ed è stato un onore per me essere chiamato in diretta, veramente. È quello che ti ho detto anche altre volte quando ci siamo incontrati, che in quegli anni lì eravamo una community, e solo chi ha vissuto quegli anni può capire il significato, perché è stato qualcosa di molto grande, secondo me. Tempo scaduto. È finito il tempo. Grazie. Scaduto. Oliver, ciao, ragazzi. Ci vediamo ciao sabato. Ciao. Ciao. I like to move it. I like to move it. I like to move it.
detto DJ Time. Lui era Stunt, come si chiamava il rapper di Real Tour? Stuntman? Non vi ricordate? No. Ma Giorgio si è addormentato, Molly. No, no, io sto seguendo, bellissimo. No, a me sembra che sia addormentato Giorgio. Stai seguendo? Sì, sì. Allora, dopo te lo chiedo meglio, perché ti ho visto un po' distratto. Bene. No, volevo sapere, visto che abbiamo un momento, possiamo approfittare di questi due minuti prima del mixato di far... dopo ti tocca a te, Mario. Sì, sì, sì. Sì. Cos'hai preparato? Un po' di canzoni... Sei capace? Ma credo di sì. Sai che non mi ricordo neanche più. Ma sei sicuro? Sì, sì, sì. Vabbè, dopo sentiamo il mixato di Fargetta di cui non ci fidiamo, vero? Aneddoti vostri, Molly, per esempio, tu quando sei arrivato a DJ, te lo ricordi che anno quando era? Quando sono arrivato a DJ era l'86 e DJ passava un genere che era la New Wave, che a me piaceva tantissimo, però a me piaceva anche molto la musica americana, un po' più stile, diciamo... Perché stava cambiando stava un po', cambiando. Il vento. E mi ricordo un aneddoto che ti avevo chiesto. Come mai non passavamo Rumors dei Timex Social Club? Beh, è stato un motivo di discussione anche con le nostre. Esatto, perché comunque non era in non genere. Era in linea, non sì, ma io linea. Volevo passare. No, no, ma lo ti so, ricordi? Ma era per dire. Infatti, era... io mi sono battuto tantissimo. Poi dopo devo dire che quando è arrivato. Quando è arrivato Lorenzo Giovanotti, abbiamo trovato un complice. Che ci ha aiutato che molto. Ci ha aiutato molto. Ma perché ai tempi cioè Claudio Cecchetto aveva una linea un po' più inglese, giusto? Sì, la radio sì. Era tutta impostata su una linea abbastanza new wave, però a un certo punto il vento stava cambiando, quindi sì. Abbiamo dovuto combattere per riuscire a fargli capire che dovevamo mettere altra musica, tipo questa, oppure la house, o il rap, l'hip hop. Certo. E quindi poi dopo comunque ci ha dato molta libertà. E tra l'altro Molella è stato, anche questo è stato una combinazione, di quelle strane alchimie, è stato per quegli anni in cui Lorenzo Giovanotti era conduttore, co-conduttore del DJ Time, sì. Il suo regista. Certo, no? Lo facevamo tutti insieme e infatti Gimme Up Giovanna la volevo dedicare magari a lui, perché in quel periodo mi ricordo che la mettevamo sempre, entravi anche tu, tutti, e la cantavamo live dal vivo. Sì. Veniva. Ti ricordi quando facevamo la canzone tradotta? La canzone tradotta. Sono fortunato. Quella era Kylie Minogue. Nata. Esatto. Ecco. Tra l'altro Lorenzo che è stato operato, lo salutiamo. Certo. Non so se è l'ascolto, però gli mandiamo il nostro bello Lorenzo. Caloroso e affettuoso saluto. Sì. Cazzo fai qua ancora? Ma tu? Infatti cosa sto qua a fare? Tu non devi mixare. Non abbiamo finito. Allora, no. Se gentilmente ti per favore ti puoi spostare. Quando sei pronto, fammi un cenno con il ciuffo. Sì. Sei pronto? Aspetta. Non è pronto. Non è mai pronto. Sei pronto? Aspetta. Allora. Pronto. Sentiamo un momento di musica mixata dal vivo da Fargetta. Per le strade tra la gente.
Avete ascoltato il Megamix? Che poi Megamix no, il Megamix era di Molella, diciamo la verità, Questo come lo vogliamo chiamare? Fargetta Mixing for You. Fargetta Mixing for You, bravo prezioso. Come è andato Mario? Altre domande? No, scherzo. Bella, bella. Che però ai tempi. Oh, bello, bello. Ai tempi bello. Si chiamava Megamix, giusto? No, Megamix era Molella. Io ricordo il Molella Megamix. Il Megamix era dato che andava tutte e due in onda la sera notte. Addirittura io mi ricordo che lo facevo la domenica pomeriggio. Il Megamix? Sì. Sì. Andava. Quindi questo che cos'era? Era Fargetta Mixing for You. Questo era un purpurri. Vabbè. La musica era buona, diciamo. Ci ha portati quasi alle 3, ci dobbiamo fermare. Abbiamo un sacco di amici che ci stanno seguendo, che ci stanno scrivendo, sia da Radio DJ 347-342-5220 che da M2O. Siamo in diretta sulle due radio 342-6543210. Da DJ TV molti ci stanno seguendo, anche dal canale YouTube. Mi hanno detto che ci sono un sacco di persone collegate che ci stanno lumando. Sai cos'è lumare? Sì, guardare. Lumare è slang, eh? Sì. Com'è? No, è diverso, non è guardare lumare. Guarda in una certa maniera. Guardare con ammirazione. Sì, 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 sì. Vero, Shorty? Sì. Allora, mi dicono... Oh, guarda quella foto. Ma non è un microfono, Shorty, che si sente sì, come se fosse in cantina. No, ce l'ha, che il mixer è lungo, c'ho le braccia corte, ma ci sono. Ha le braccia corte, chissà se... Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, ci dobbiamo fermare e tra poco la seconda ora, state con noi. Welcome to DJ Time. Dal 1982. 1982.
Sapete che sono già le tre? Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Stiamo voltando pagina, siamo praticamente nella seconda ora, abbiamo riascoltato un'altra hit degli anni 90 perché questo è il DJ Time su Radio DJ e su M2O in contemporanea in questa giornata speciale, il 42esimo compleanno di Radio DJ. Auguri Radio DJ, auguri Radio DJ! Oh, Bettino, DJ Time. È inutile precisare che questa è la voce di Antonio Albanese, che è un amico, è diventato un amico e noi abbiamo avuto il privilegio di coinvolgerlo e di fargli fare questo jingle che poi è stato realizzato da Prezioso. Sì.
Grazie Giorgio. No, bello, bello, molto bello risentirlo anche. Sì, molto bello, sì. Allora, devo dire che siamo tutti molto concentrati, bello, sì, questa cosa. Siamo qua insieme, c'è Fargetta, ma Mario? È qua, beh, Molella, preziosa. Oh, Giorgio. Ci sei o non ci sei? Sì, sì, bella la puntata, bella musica. Cosa ti è piaciuto? Il mega mix di Miclini? Non, no, non c'era. Non c'era Miclini. Miclini. Ma hai sentito l'ultima canzone? Questa che abbiamo messo? Te la no, io te l'ho detto che non era posto. No, no, oggi era strano. Ma oggi. Scusa, ma che cosa stai ascoltando? Sto ascoltando Radio Cassa Dritta, solo musica tecno 108.7. Cassa! Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta. L'obiettivo, lo sai, è il forum deve diventare nostro. Siete su Radio Cassa Dritta 108.7, a frequenza per tutta l'Italia e provincia. Io sono Massimo il Gladiatore, il DJ tutto vestito antico romano. C'ho più voce. Sei peggiorato. C'ho più voce. Tantissimo. Slogan: il Gladiatore alla conquista di Milano. Il Gladiatore alla conquista di Milano, dall'amo. Andiamo al forum ad Assago a fargli vedere a quei quattro... Quei quattro dinosauri. Forse non tutti sanno, ma sabato io mi esibisco al forum di Milano, prima o dopo. In mezzo. E tra schiaffo. Sì, ma hai prove? Ma non ti hanno chiamato ancora. No, non mi hanno chiamato. Ma come, vivo concerti e non ti ha chiamato ancora? Li chiamo io. Lo star numero c'avevo qua. Allora, cimitero. Cimitero. Morti, morti, vivo. Vivo. Vivo concerti, t'ho trovato, mo te chiamo. Buongiorno, siete in linea con Vivo Concerti. I nostri uffici sono aperti da lunedì al venerdì. Pronto? Sei vivo o sei morto? Sei vivo? Mm-hmm. Sei vivo concerti? Sì, prego. Sono Massimo il Gladiatore, il DJ che fa solo tecno, fa solo brezzaola. Ciao. Ciao. Senti, mi ha dato il numero tuo, Alessandro. Alessandro? Magno. Ok. Oh, per sabato tutto ok, sì. Mi esibisco a metà del DJ Time. Sono Massimo il Gladiatore, ti ricordi? Penso che noi ci siamo conosciuti, non mi ricordo. Ma come te ricordi? Il DJ che lavora... Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta. Ok? Ok. Senti, arrivo tutto vestito d'antico romano che è a biga. Faccio l'Aurelia, so 3 giorni di viaggio. Mi raccomando, trova il parcheggio. Per parcheggi devo chiedere ai miei colleghi come funziona. E chiedi a chi cazzo ti pare, basta mi trovare il parcheggio e parcheggio a biga. Posso chiederti per favore di scrivermi una mail, così ho tutte le informazioni. Inoltre subito ai miei colleghi, poi vediamo subito come proseguire. Sì, l'email non te la do. Però mi raccomando, la cosa più importante, nello spettacolo ci sono i leoni. Vengo su con loro, mi raccomando, trova qualcosa da mangiare che ci hanno fame, tipo qualche bistecca, così. L'email vostra? La mail è info@vivoconcerti.com, ok? Sì, punto com. Segnata la mia. Solo un attimo. Dai, Ok. Massimo, mm-hmm, punto gladiatore, punto cassadritta, chiocciola, bresaola, punto ro. Come Roma. Ok. Ma te vieni? No. Ma come vieni? Ma sai che te perdi? Perché io sono Massimo il Gladiatore e sabato tiro giù al forum. Perché faccio solo tecno, solo brezzaola. E adesso, cassa!
musica del DJ Time, perché oggi c'è il DJ Time. Ma hai visto che è passata la Ginger? Ginger! Grazie, Ginger! Siamo in diretta su Radio DJ per questa giornata così speciale, il 42esimo compleanno della radio. Auguri! Anche su M2O, siamo io su DJ TV, siamo everywhere oggi. Sì. C'è questa sovraesposizione di immagine che... Alberto! Dimmi, non sarà ma troppo. Mario? Non sarà troppo. Ma infatti forse è troppo. Io vado via. Così. Andiamo via un po' prima. No, prima devi fare il mixato, Molly. Aspetta, non devo. Un attimo, perché c'è una telefonata. Cosa? C'è una telefonata. Per me, tra l'altro, una cosa anche intima, ma io non ho segreti, la prendo in diretta, chi se ne frega. Chi è che ride lì? Chi è che ride? Amore. Amorosi. Ma è la Pina. È la Pina. Certo, cassa dritta ne abbiamo, ragazzi, oggi. Ti è piaciuta la cassa dritta? Ma io vado pazza per la cassa dritta, io vado pazza per voi, ragazzi. E noi siamo pazzi per te. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti, Pina? Ma io, guarda, stavo proprio pensando a sta roba. Mi ricordo che quando sono arrivata in via Vassena la prima volta con gli OTR, abbiamo dovuto prendere l'ascensore in due turni perché avevamo i piumini troppo grossi, non ci stavamo. Eravate gente ingombrante, sì. Eravamo ingombrantissimi. Ti dirò di più, guarda, per farti capire quanto sono preparato, ti dico una frase che diceva Esa in una delle sue canzoni. Indosso robe larghe, così sto comodo. Te lo ricordi? Sto comodo, certo, con quella cadenza. E allora? No, mi ricordo che siamo arrivati su al quinto piano. E io ero proprio sbalordita del clima che c'era, cioè sembrava una gita, cioè sembravate sempre gente in gita, sempre a ridere, scherzi, c'era un clima goliardico, goliardico. Lavoro. Ecco perché lavoro, continuano bello a dirci: ma voi che lavoro fate? Perché non si capisce. No, però mi ricordo la prima roba che il primo scambio di conversazione che abbiamo avuto. Poi ci stavamo mettendo d'accordo su cosa fare e io stavo parlando di rullanti, dell'NPC, di robe di macchine, e tu ti sei messo a ridere e hai detto: ma fa ridere la Pina, pazza, ma fa ridere, fa molto ridere. Sì. No, perché in verità tu sei venuto da ospite, poi siccome io facevo il programma del rap, no, ti ricordi? Certo, venerdì ovvio. Rap, poi 1-2-1-2 e poi dopo abbiamo notato la tua, diciamo, come dire, pazzia? No, la tua pazzia, la tua confidenza col microfono, ma non solo come cantante ma anche come conduttrice, no? E quindi è stato che è scattato. Quando è che è scattato qualcosa? Quando è scattato? Quando è che te l'abbiamo chiesto, scusa? Non mi ricordo più ormai. Allora, no, a un certo punto abbiamo cominciato a fare proprio il settimanale, che era prima Venerdì Rap, poi 1-2-1-2. Sì. E poi intorno al 98, io ero stanchina di girare sempre a fare le date, eccetera, e Linus mi ha detto: dai, fermati, prova. E sono entrata la mattina al posto dopo Baldini, diciamo, capito? Okay, quella era là. E non te ne sei mai più andata poi? Mai più. Che bello. Io non mi mandate mai via, eh. Non mi mandate. No, io prometto che non faccio più quelle robe di tirare i raudi nelle scale, non lo faccio più da tanto tempo. Lo so che sei cambiata. Comunque, niente, noi siamo qua, siamo felici di essere qui oggi, siamo sempre stati qui. Alberto, nel senso, tu sei sempre stato l'MC numero uno di queste radio. Il tuo modo di entrare e uscire dalle canzoni da maestro di cerimonia e da subito hai rubato il mio cuore. Ma subito, per quello che sai che io ho anche riflettuto sulla mia passione per il rap, perché trovo che ci siano delle cose in comune. Madonna, certo, certo. Il concetto di breakbeat, il concetto di entrare a presentare un disco senza presentarlo, ma entrandoci dentro proprio con due scarpe. È stile, cosa ti devo dire? Stile, Alberto. Vedo che siete ogni molto tecnici. Ogni volta delle sviolinate. Sì, ci facciamo un po' di autocelebrazione. Ma perché ci vogliamo bene? È finito il tempo. Pina, ti dedico questa canzone. Sei pronta? Sentiamo. Vai! Vai! Pack it up, pack it in, let me begin. House of Pain, jump around.
per i 42 anni di Radio DJ. Auguri! Auguri! Jump around! Let Me Begin, questo classico che è andato secondo me anche oltre il circuito della musica hip hop della vecchia scuola, è diventata una canzone anche molto popolare, anche molto conosciuta, grazie anche al fatto che è stata colonna sonora in alcuni film molto famosi, no? Sì. I miei amici Fargetta e Prezioso si sono assentati per un attimo, non so dove siano andati. Perché la Ginger ci ha fatto gentilmente un caffè, ma proprio con una roba. Con amore. Con una crema, proprio un delizioso, veramente. Mentre Molella si è già posizionato la console per il suo secondo Mega Mix. Ma c'è Molella? Sì. Non posso perderlo, dai. Guarda che Prezioso oggi è stranamente ironico e sarcastico, eh. E si sta scaldando per sabato, Alberto. Sì. Anche noi ci stiamo scaldando per sabato, per la nostra data al forum. E un saluto agli ascoltatori di Radio DJ, a quelli di M2O. Siamo in diretta fino alle 4 in questa giornata così speciale, ma soprattutto siamo pronti per il Mega Mix. Molly, tu sei pronto? Sentiamolo! Mega Mix, Mega Mix, Mega Mix, oh, la Mega Mix, hey, ho!
every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na 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 na. Era il Megamix di Molella.
Adesso io chiedo scusa perché chi stava guardando la diretta in TV e anche chi stava guardando la diretta su YouTube o anche la diretta sul nostro canale Instagram DJ Time, giusto Alessandra, ha assistito a una scena poco divertente, cioè un balletto tra Fargetta e Short. Non era bello da vedere. No, infatti stavo andando a dire una roba bollella e mi ha tirato in mezzo. Non era bello da vedere, ma vabbè. Intanto il sound era ottimo. Bellissimo, quindi, bellissimo, bello, grazie bello. Molly. Questa puntata di Jajov, primo febbraio, che mi stava piacendo un bel po', Invece siamo quasi arrivati alla fine. Ma scusa, non possiamo prendere possesso di questo orario qua a Radio DJ? Ce lo pigliamo noi ancora come ai tempi? Parliamone con Lino. Sì, dobbiamo... Mario. Va bene, abbiamo ancora mezz'ora però. Bene. È finita qui. No. Non me ne andate. Ho scoperto solamente ora che sono arrivati miliardi di messaggi. Miliardi? Miliardi. Ok. E non andava il monitor. Ah, sì. E quindi non li ho letti perché ma non. Ma perché ne sono arrivati troppi? Non lo so perché. Parlato. È arrivata la Ginger adesso, mi ha detto: ma come non va? E gli ho detto: no, io continuavo a girarti i messaggi, ma no. Perché non li leggevi? Perché non c'era scritto niente. Ma pensa. Vabbè. Allora ci sentiamo. Allora, sì, no, questo messaggio è divertente. Un ascoltatore, Diego. Sì. Che oggi si è fatto oggi sì. il tatuaggio con scritto Piace. Ho la foto. Fai vedere. Ho la foto, è qua. Guarda qua. Però. Vabbè. Bravo. Grazie, Diego. Piace. Vedo solo il braccio, quindi non riconoscerò la faccia. Però ti ringraziamo per questo gesto d'affetto. Noi ci sentiamo tra poco. Welcome to DJ Time.
check it out. Okay. DJ, check it out. Aye. DJ, check it out. Okay. DJ, check it out. Aye. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free. Everybody's free. Rozalla. Per anni, in quel periodo, quando andava questa canzone e la mettevamo nel DJ Time, io ho detto una bugia, cioè Rozalle di Rozzano. In molti mi hanno creduto, tranne Biagio Antonacci. Perché essendo di Rozzano, lui le cose le sapeva, hai capito? Ma Mario? Alberto, mi vedi qua sulla destra? Eccolo qua, sulla destra, Mario fa vai col jingle, vai. Allora, è bello perché siamo anche in TV, c'è Molella, c'è Prezioso. Prezioso! Regia. Vuoi farlo tu? Sì. Va bene, dai, vuoi farlo lui, dai. Va bene, vai. In regia. Parangietta. Ma poi arriva. Molella! E per finire. Prezioso! Che bello, eh. Vuoi andare avanti fino alle 4 così? So. Boh, cioè, come se non l'avesse mai visto, capito? Fai sentire questo. Mani in alto! Questo mani in alto è un mani in alto che ha un significato particolare, perché noi l'avevamo campionato dal film Toy Story, sì. E la voce era di Fabrizio Frizzi, che purtroppo non c'è più, era una persona meravigliosa, l'avevamo anche chiamato, gliel'avevamo fatto sentire, lui rideva come un pazzo di questa cosa. Hai altro nel campionatore? Sì, ho questo. Are you ready? È materiale che scotta questo. Adesso abbiamo un'ascoltatrice e un premio fedeltà. Oggi il regalo DJ Time Celebration. Premio fedeltà. Au. Vanessa. Pronto, ciao. Ma ti ricordi? Ma quanti ricordi, Albe? Vanessa. Ma ciao. Vabbè, ma
qualcosa. Ve la intendete voi due? Ce l'è? No, non ce la intendiamo, però la conosco. Perché sì. Anche voi sapete che alcuni dei nostri ascoltatori o ascoltatrici ci hanno seguito così tanto che poi alla fine siamo, insomma, ogni tanto ci si scrive. Sì. E lei mi ha scritto un messaggio bello, Vanessa. È vero, Alberto, sì. Racconta. Allora, io ti ho scritto questo messaggio legato a un mio ricordo, diciamo, di quasi infanzia, avevo 17 anni più o meno, e già ascoltavo ovviamente la radio DJ e il DJ Time. E allora io, che obbligavo sempre tutti ad ascoltare radio DJ, dai miei genitori, mia sorella, mio fratello, si faceva questa scenetta in casa dove io ero Albertino e mia sorella Fargetta e mio fratello era il ragazzo delle luci, perché era piccolino, avrà avuto 3 anni mio fratello, e quindi facevamo questa scenetta, io da amica della cassettina che mi registravo tutte le cassette, anzi le cassettine, e poi facevamo la nostra mitica scenetta o diretta durante il DJ Time o con la cassettina registrata, e mettevamo in scena questa situazione. Ma senti, sì, quella ragazza di 17 anni oggi chi è? E oggi è una mamma di due, vabbè, di due fantastiche ragazze, anche loro obbligate ad ascoltare Radio DJ. Perché quanti figli hai, Vanessa? Due, anni? Emma e Viola, 15 e 10. E cosa dicono loro? Mamma, che noia, a noi piace la trap, no? Vabbè, sì, esatto, loro ascoltano un po' quel genere lì, però con me si ascolta, cioè io in casa ho solo DJ o M2O e macchina uguale, cioè non si può ascoltare e altro. E a loro piace? Sì, dai, a loro piace. Bene. Anche perché poi si mettono a ballare con me, quindi per ma se io ti regalo 2 biglietti per il forum, tu con chi verrai? E no, vengo con un'amica. Le bambine le lasciamo al papà. No, perché infatti Mario mi ha detto digli se c'è un'amica prima, poco fa. c'è l'amica. Viene con un'amica, Mario. Bene. Okay. Allora ci vediamo sabato, Vanessa. Ci vediamo sabato, vi voglio benissimo. Anche noi, grazie. Ciao. Un bacio, ciao. Ciao, grazie, ciao. Es la musica infinita. El sonido de Valencia. Esto es the DJ time. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Hathaway con What is Love, un'altra hit degli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna quest'estate di incontrare Hathaway, eravamo a Malta, vi ricordate, ragazzi? Sì, sì. Cosa vi ricordate di Hathaway? Ma io mi ricordo che ha fatto What is Love. Poi? What is Love. E poi? Per finire, cosa ha fatto? Mi sembra What is Love. Esatto, questo è lo spettacolo dal vivo di... Beh, però erano versioni diverse. Però era simpaticissimo. Un messaggio che arriva dagli Stati Uniti. Ciao Albertino, breve storia triste. Vivo negli Stati Uniti da 16 anni e la mia famiglia vive in Italia, in un paesino del Pavese. I miei si sono appena trasferiti in un'altra casa. Mia madre mi chiama ieri e mi dice che ha buttato le cassettine. Oh. E io le chiedo, ma quali cassettine? Quelle che avevi in camera. Alla fine mi ha buttato più di 600 cassette, no, del DJ Time e della DJ Parade degli anni 90. Questo è un danno. È molto triste. Un abbraccio enorme da Miami. Ah, tra l'altro io vengo a Miami a marzo, perché vengo in tournée con Benny Benassi, no? Non è vero. Per cui se vuoi ci vediamo. Dove? Non si sa. Così. E tu cosa fai qua? Dovresti essere... Ah, là. Devo andare. Allora, ok, vado. Ma ti rendi conto? Cambierà mai. È il momento del... come lo vogliamo chiamare il tuo momento, Mario? Pupurì. Pupurì? Il pupurì di Fargetta. 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 In the magazine, endless pleasure in limousine. In the bag shakes a tambourine, nicotine from silver screen. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just
Non mi è piaciuto, però. Chiedo anche ai miei amici: Molly, ti è piaciuto il finale? Ma non era bellissimo, No, Giorgio? Fatto di meglio. Inizio bello. Inizio sì. Inizio sì, finale brutto. E pensa che ci ho perso mezz'ora per farlo. Era il Mixing for You di Forgetta in questa giornata così speciale, giovedì 1 febbraio. Mi sto proprio divertendo. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando per il compleanno di Radio DJ, 42esimo compleanno, questa giornata speciale per noi, ma anche per Radio DJ, che ha deciso di riproporre dalle 2 alle 4 lo storico orario, il DJ Time. E siamo qua tutti insieme. E ovviamente, siccome è la festa di Radio DJ, è giusto anche celebrare tutti gli altri amici o quasi di Radio DJ, tutti. Per esempio, abbiamo uno al telefono che è, insomma, è cresciuto con noi. Ah, sì? Chi è? È un mio amico. È uno che si sveglia presto la mattina. Poi lo guardi anche in televisione. Un bel uomo, tra l'altro. Un po' brizzolato adesso, ma è affascinante. Sì. Il Gabriele del Trio Medusa. No! Gabriele amici, Corsi! Amici! Mamma, che onore, che piacere sentirvi veramente. Ieri quando mi ha chiamato la Ginger ho detto non ci credo che veramente mi chiediate di intervenire. Ma sì, ma so che tu sei un nostro, come dire, come ti posso definire? Amico della cassettina anche tu. Allora, guarda, ti dico di più, Alberto, vi dico di più, amici. Io sono talmente emozionato, non mi capita quasi mai. Sapete che salgo su palchi, presento Eurovision, così. Quando mi ha chiamato ieri la Ginger, io ho fatto una cosa che non faccio mai. Mi sono scritto due righe. Avevo paura di sbagliarmi. Se volete ve le leggo rapidamente. Sì, dico, ti con prego. Il cuore, se, vuoi, secondo me vuoi una, cosa base, che... vuoi una base emozionante o va bene così? No, quello che volete voi, perché sono cose che scritte col cuore, che secondo me molti ascoltatori di Radio DJ diranno: accidenti, è quello proprio che penso anch'io. Vado? Aspetta, sì, perché forse aspetta Shorty che... ha trovato una base. Vai, pure la base, ok. Vai. Ma un po' troppo, vabbè, comunque. Sì, un po' benissimo, dai. Vabbè. Prego. Allora, voi c'eravate e non sapevate di esserci quando studiavo per la maturità su una scrivania di un appartamento di Cinecittà. Voi c'eravate e non sapevate di esserci quando tornavo a casa dal liceo ascoltando la cassettina del giorno prima nel Walkman in metropolitana. 12 fermate, un lato esatto di una cassetta da 120 minuti. Voi c'eravate e non sapevate di esserci quando con due amici al mare sentivamo il DJ Time e sognavamo di fare la radio. Per la cronaca, quei due amici si chiamano Giorgio e Furio. C'eravate e forse qui potevate immaginare di esserci
quando stavo andando in comune per sposarmi, quando sono nati i miei due figli. Margherita ha ancora il Winnie the Pooh che le ha regalato Ginger, quando ho perso una persona cara. Io invece c'ero quando DJ Angelo è entrato nudo nello studio indossando su una maschera. C'ero nelle serate incredibili di Riccione che si concludevano alle 3 di notte sui calci in culo. C'ero quando Albertino, unico al mondo, ha vinto un pallone alla macchinetta in cui devi pescare un oggetto con una specie di artiglio. È vero. Ed è per colpa sua che ho speso un capitale pensando che non fosse una fregatura. Spoiler, lo è, non spendete soldi. Ed essere accanto a chi ha fatto non solo la storia della mia radio preferita, ma così intimamente parte delle nostre vite, mi ha fatto dire: Lele, ce l'hai fatta. Perché voi c'eravate sempre quando mi succedeva qualcosa di bello, ma soprattutto c'eravate quando mi succedeva... Però non si fa così, Gabriele. Cioè, voglio dire, troppo. Adesso non riesco più a parlare, cacchio. Sai, no, che poi, no, io... sai che poi con l'età che avanza ci si commuove più facilmente. Non so se ti capita. So. No, mi capita in continuazione, mi capita su tutto, anche sulle pubblicità più insulse e insensate, però effettivamente avevo 100.000 cose divertenti. Grazie. Da raccontarvi. Io guarda, era una sintesi meravigliosa, veramente. Bravo, l'ho sì. vista, non l'ho sentita, l'ho vista. È tutto quello che avevo da dirvi, è tutto quello che avevo da dirvi. Scusate la voce rotta, ma sono veramente emozionato a Grazie. Parlare con voi, sono veramente emozionato a condividere questa avventura radiofonica da tanti anni con un gruppo meraviglioso come voi. È inutile dirti che se tu fossi stato qua in questo momento ti avremmo abbracciati tutti quanti insieme. Sì. È un abbraccio virtuale che arriva veramente, credo, a tantissimi e tantissimi gli amici della cassettina. Amico della cassettina è per sempre, come quando fai, che so, tipo il carabiniere, l'alpino, secondo me. Il Boy Scout. Il Boy Scout, esatto. Grazie sempre. Gabriele, sai che ti grazie voglio a voi, bene amici, auguri. Grazie e sono a contento voi, anche per la tua carriera televisiva, sai che te lo dico sempre. Lo so, infatti nel privato lo so che ci sei sempre, Alberto, questa è la cosa. Un bacione, Gabriele. Grazie, grazie, ciao. Grazie auguri, anno 1996, Bacherlo Symphony, Raff by Picotto, quindi un progetto dietro il quale c'era il nostro amico Mauro Picotto, DJ producer italiano che da tempo vive in Inghilterra. Ragazzi, avete ho una brutta notizia purtroppo. Cioè? È finito il tempo. Cioè non abbiamo neanche il tempo di mettere l'ultimo, capito? Che peccato. Vedi, è finito il tempo. Abbiamo finito. Sì, sì, poi Gabriele ci ha fatto piangere. Infatti. È stato un bel finale. Sono arrivati tanti messaggi anche dagli ascoltatori di complimenti, non per noi, ma per Gabriele che, sì, che ha detto e scritto delle cose nelle quali molti si rispecchiano, no? Quindi boh, ma noi ce le meritiamo tutte queste cose qua. Ma sai che me lo sto domandando? Non lo so. Ma sei sicuro, Mario? Ma siamo sicuri? Ma domani... voi siete sicuri? Ma domani dobbiamo andare al forum, dove è sabato? No, è sabato, no, Mario. Se vai domani dormi lì, perché ma è sabato. Là. Tu stai là e noi arriviamo. Ho detto sabato. La famosa agenda di Fargetta con i nomi, con i giorni sbagliati. Allora grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata
straordinaria del DJ Time, che è tornato dopo tanti anni dalle 2 alle 4 su Radio DJ e su M2O, su DJ TV. E grazie per chi verrà al forum sabato. Il forum è sold out, quindi non c'è più posto per nessuno, e sarà una serata, una grande festa. Però se conoscete qualcuno magari riuscite. No, no, ne... Ma che cazzo è? Non ce n'è. E grazie anche a Federico Russo e a Niki e a Francesco Quarna, che adesso andranno in onda con la versione Summer Camp ridotta, perché okay, ci hanno dato il loro spazio. Sì. Allora, grazie a tutti e viva il DJ Time. Speriamo di risentirci, eh? Va bene. Cosa... Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Com'è ciao il finale? Finale? Finale com'è? Arrivederci, scusa. Arrivederci. Questo arrivederci è il finale. Welcome to DJ Time. Ciao a tutti.